c'è la santa presenza di Dio, c'è il trono Arrigone di Dio, a predicare il Vangelo di Dio. Alleluia, alleluia. Quel regno glorioso dove c'è il Signore che aspetta i suoi, che aspetta i suoi, e i suoi sono coloro che credono all'Evangelo. I suoi sono coloro che lo cercano, che lo seguono, che si pentono dei loro peccati e si affidano completamente nelle mani del Signore. Abbandona l'errore, abbandona le menzogne, abbandona le favole. Il purgatorio non esiste. Il paradiso è un luogo reale, è un luogo, alleluia, che Dio ha preparato per quelli che credono in Lui. Salvati dall'inferno, salvati dal peccato, salvati dal male, convertiti a Gesù, convertiti al Vangelo, convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Gesù Cristo, dice la Bibbia, un giorno chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù Cristo dice: chi vuole venire dietro a me, cioè chi mi vuole seguire, chi vuole salvarsi, chi vuole arrivare in paradiso, chi vuole venire con me, deve rinunciare a se stesso. Bisogna rinunciare al peccato, bisogna rinunciare ai cattivi desideri, bisogna abbandonare la via peccaminosa, bisogna abbandonare l'inganno, la falsità e seguire Gesù nella via stretta. Questa mattina vi diciamo ancora, alleluia, seguite Gesù! Seguite l'amore di Dio, seguite la vera fede evangelica, seguite la vera fede nel Messia, abbandonate gli idoli, abbandonate i dogmi falsi, abbandonate il Vaticano corrotto e seguite Cristo, il Re dei Re, perché Cristo è l'unico grande capo della Chiesa. Alleluia. Il capo della Chiesa non è un papa. I papi sono peccatori, i papi sono falsi, i papi hanno degli interessi materiali, i papi si inginocchiano davanti alle statue, i papi non insegnano la verità, i papi vi portano nell'errore, i papi vi portano lontano da Dio. Seguite il Signore Gesù direttamente, seguite Cristo solamente, alleluia, ascoltate la sua voce. Ascoltate la sua parola, ascoltate il suo messaggio nel Vangelo. Ecco perché noi siamo evangelici, perché ascoltiamo, seguiamo solo il Vangelo. Amen. Alleluia. Io sono evangelico perché io vivo per il Vangelo. Amen. Alleluia. Io vivo per Cristo che ha dato la sua vita per me. Alleluia. Al Calvario, alla croce. Alleluia. Alleluia. Ecco perché lo professo, lo proclamo, lo predico in ogni luogo. Alleluia. Perché Cristo è l'unica salvezza. La salvezza non è una religione. La salvezza non è Buddha. La salvezza non è Maometto. La salvezza non è il Papa. La salvezza non sono i cosiddetti santi. Guarda quel cosiddetto santo, quella statua. Non ti può rispondere. Non ti può aiutare. Non ha vita, non ha forza, è morto, una statua è falsa. Tu devi pregare Gesù direttamente. Ascolta, questa è la verità, cara donna. Questo messaggio è la verità. Questo è il vero Vangelo che ti può salvare, che ti può benedire, allora che ti può dare la pace. Gesù Cristo è l'unico che noi dobbiamo pregare. Pregate il Signore con un cuore sincero direttamente a Lui. Alleluia. Poi potete dire: Padre,
aiutami, Gesù Cristo, aiutami. Tu puoi dire queste semplici parole, ma con tutto il cuore, e tu otterrai l'aiuto divino. Amen. Puoi dire: Signore, aiutami, ho bisogno di te, salvami, salva la mia famiglia, Signore, perdona i miei peccati. Diglielo questa mattina. Tu non devi chiedere perdono a un papa, a un prete. Loro sono i primi peccatori, perché non dicono la verità al popolo. Ecco perché l'Italia sta andando in rovina, perché il Vaticano non insegna la verità. Anzi, il Vaticano fa le cose contrarie. Cristo ti vuole liberare dalle tenebre, dall'errore, dal buio, dagli inganni che hanno fatto gli uomini con queste religioni piene di idoli, di statue, di inganni, di falsità. Gesù non è una religione. Gesù non si trova in questi templi. Gesù non si trova in queste cose. Gesù si trova nella parola, il Verbo. Cercate il Verbo. Alleluia. E Gesù vi darà la gioia. La gioia che tu non hai mai trovato nel denaro, la gioia, la felicità che il sesso non ti può dare, che la droga non ti può dare, la felicità che nessuno ti può dare, ma solo Gesù ci dà la gioia nel cuore, nell'anima, la gioia della salvezza. Beati coloro che credono in questo Vangelo, credete cari? Il Signore è amore e misericordia. Amen. Accostatevi a Lui. Alleluia. Allontanatevi dal peccato, allontanatevi dal male, dal vizio, perché nel peccato c'è Satana, nel vizio c'è Satana, nelle droghe c'è Satana, negli idoli c'è Satana, in queste cose c'è il diavolo. Ma Gesù vuole illuminarti con la sua verità. Conoscerete la verità. Alleluia. La verità vi renderà liberi. Caro che ascolti, sia tu cattolico, sia tu di qualsiasi religione, credenza, buddista, musulmano, non importa la tua razza, il tuo colore, quello che conta è che tu hai un'anima. Gesù vuole salvare la tua anima. Cristo vuole salvare la tua anima, perché Cristo è il Salvatore. È il Messia. Cristo ti vuole liberare dalle tenebre, dall'errore, dal buio, dagli inganni che hanno fatto gli uomini con queste religioni piene di idoli, di statue, di inganni, di falsità. Gesù non è una religione. Gesù non si trova in questi templi, Gesù non si trova in queste cose, Gesù si trova nella parola, il Verbo. Amen. Cercate il Verbo. Alleluia. E Gesù vi darà la gioia che tu non hai mai trovato nel denaro, la gioia, la felicità che il sesso non ti può dare, che la droga non ti può dare, la felicità che nessuno ti può dare, ma solo Gesù ci dà la gioia nel cuore, nell'anima, la gioia della salvezza. Beati coloro che credono in questo Vangelo. Credete, cari, il Signore è amore e misericordia. Amen. Accostatevi a Lui. Alleluia. Allontanatevi dal peccato, allontanatevi dal male, dal vizio, perché nel peccato c'è Satana, nel vizio c'è Satana, nelle droghe c'è Satana, negli idoli c'è Satana, in queste cose c'è il diavolo,
ma Gesù vuole illuminarti con la sua verità. Conoscerete la verità, alleluia. La verità vi renderà liberi. Caro che ascolti, sia tu cattolico, sia tu di qualsiasi religione, credenza, buddista, musulmano, non importa la tua razza, il tuo colore, quello che conta è che tu hai un'anima. Gesù vuole salvare la tua anima. Cristo vuole salvare la tua anima, perché Cristo è il Salvatore, è il Messia.